ieri sera parlavo in provincia di Varese e ho detto: guardate cari ragazzi, non abbiate timore di continuare a dire Roma ladrona, perché la Roma che sta saltando fuori, la Roma che succhia il sangue degli immigrati, di quelli che dicevano che noi della Lega eravamo razzisti, la Lega ladrona, eccetera, bel sito eccetera, per tutti. Lega ladrona non c'è, ci saranno alcuni ladroni che sono stati della Lega, che sono stati uno dei tesorieri della Lega, quello che ha gestito più soldi della Lega di mai. Ma le ruberie dovunque avvengano sono direi dall'altra parte del nostro pensiero politico e della nostra prassi politica come movimento. Prassi no, allora sono al di là della sua idea politica, mi lasci finire. La prassi della Lega è investire, lasci, per comprare i diamanti in Africa, comprare case, la prassi della Lega è fare un culo così ai vecchi padroni dell'Italia. Ci siamo riusciti parzialmente con la prima rivoluzione. Bossi gli aveva fatto un culo così. Con la prima rivoluzione del 92. Bossi è ancora parte del partito. E abbiamo liquidato tutta una classe politica. Purtroppo non siamo riusciti a fare tutta la pulizia, per esempio, di quelle merde dei cattocomunisti che sono nel PD, che sono in altri partiti, movimenti cooperative che hanno continuato a lucrare, protetti dalla magistratura, da una parte della magistratura fino adesso. Questi che abitano in queste palazzine, prima di tutto bisogna vedere bene se sono rifugiati politici. Il Comune ha fatto una lista, ha considerato la cittadinanza collettiva, per cui diciamo che almeno l'80% sono richiedenti asilo politico. Esatto, quello che mi ha detto lei già mi fa pensare che l'80% non abbia diritto. Perché della serietà dei controlli che fanno i comuni cattocomunisti come Torino, abbia pazienza, mi fido di più di sono le commissioni regionali che le fanno da parte del Ministero che decidono chi dare la residenza o no. Sì, abbiamo visto Buzzi, magari è Buzzi che ha firmato, e queste sono le non soluzioni. Hanno creato un non luogo, non hanno trovato alcuna sistemazione per quelli che avevano diritto, perché quelli che hanno diritto non devono soltanto essere tenuti nel ghetto. Non devono essere, prima di tutto devono essere tenuti in lunghetta e poi hanno diritto ad avere un percorso di reinserimento. Ma quelli che avevano detto voi li mandavate indietro con le navi? Questi geni. Facevate respingimenti, è stato il suo ex segretario. Questi geni che hanno gestito la politica dell'immigrazione con Mare Nostrum hanno ottenuto due risultati. Metà della gente non l'hanno fotosegnalata e quindi adesso ci dice la magistratura che in Sicilia c'è il pericolo che ci siano dei militanti dell'ISIS. Primo risultato. Secondo risultato, li abbiamo sparsi in tutta Europa. E gli Mare altri Nostrum ha portato l'ISIS in Italia? No, Mare Nostrum ha consentito a metà dei 160-170.000 sbarcati di poter circolare liberamente senza essere stati schedati, senza fotosegnalazioni, senza impronte digitali. Voi invece avete creato l'altra il cimitero metà del Mediterraneo, fate delle spingimenti. Li abbiamo ammazzati noi, come lei se li mandavate indietro? Se li mandavate. Ma scusi, e il suo ex segretario aveva fatto questo accordo con la Libia o no? L'altra metà. Con la Tunisia ha fatto Maroni? Se lei mi fa le domande e poi è preoccupato delle mie risposte, allora non me le faccia. No, però se lei mi dice delle cose che non sono vere, mi perdoni, è stato Maroni a fare gli spingimenti? Ma che me frega a me di quello che ha fatto Maroni? Come mai non se li portano in loro sedi, pagate dal pubblico, nelle loro cooperative rosse? Come mai non gli danno posto di lavoro? Come non li prendono badanti a casa loro? A Torino, gli extracomunitari, nelle case degli esponenti della sinistra e dell'intelligenza, c'erano soltanto quelli con i guanti bianchi, filippini, che lavoravano dal professor Bobbio. Questa è l'assistenza che ha dato la Torino antifascista, antirazzista agli immigrati. Cosa ne pensa di Carminati? Di cui io penso molto bene come persona. Pensa molto bene di Carminati? Io penso che tutte le persone, come quelli che sono stati individuati da questa importantissima inchiesta giudiziaria, che sono risultate aver messo le mani in uno dei traffici più turpi, che è quello della carne umana e dello sfruttamento anche degli immigrati, sottolineo anche con soldi pubblici, ma qui non parla la Lega, parla Borghezio, io vedrei bene norme di tipo comunista. Il processo glielo farei sul pianerottolo di casa, ma qui è Borghezio, non è la Lega.